Sono 8 pannelli e hanno come tema comune i fenomeni di sfruttamento della fauna selvatica di tutto il pianeta, dal traffico di grandi felini al prezzo del bracconaggio, dal consumo di prodotti ittici al turismo responsabile. Costituiscono la mostra Insostenibile per la Natura, realizzati da Fondazione Arca e Fondazione Nando ed Elsa Peretti e allestiti al Parco Natura Viva. L'idea di questa mostra nasce dal fatto che la pandemia ha come impatto sulla fauna selvatica una delle più grandi tragedie del dopoguerra. Quindi oggi i crimini contro gli animali rischiano di crescere per ragioni di sussistenza. Quindi questo crea condizioni di alto pericolo per le specie. Beh, questa mostra per noi è sostanziale perché rispecchia i temi fondamentali sul quale stiamo lavorando in questi anni di attività, quello che è uno degli aspetti fondamentali della conservazione e della tutela del pianeta, l'importanza di educare, di sensibilizzare, di far capire alle persone, soprattutto alle giovani, alle nuove generazioni, l'importanza dell'azione di ciascuno di noi. I pannelli della mostra Insostenibile per la Natura sono stati realizzati da professionisti del parco, con immagini significative e informazioni precise e veloci. L'obiettivo per la mostra stessa è di entrare prossimamente nelle scuole. Con ogni pannello abbiamo cercato di approfondire, di fare in modo che il visitatore potesse lasciare la visita con qualcosa in più, quindi sfidandolo anche a andare oltre i suoi preconcetti, magari ha dei preconcetti sul traffico illegale, dei preconcetti sui bracconieri. Noi cerchiamo di sfidarlo ad andare un po' più a fondo, quindi andare a capire cosa c'è dietro il bracconaggio, cosa c'è dietro il traffico illegale e cercare quindi che poi, tramite l'approfondimento che abbiamo messo online, potesse in un certo modo approfondire questi argomenti e rendersi quindi alla fine più consapevole di quello che ci sta dietro. Siamo nella sesta estinzione di massa delle specie animali, quindi siamo in un momento già difficile prima della pandemia. La pandemia ha accelerato adesso alcuni processi, quindi volevamo mettere una lente di ingrandimento su questo tema in maniera che perlomeno, diciamo, gli occidentali e quelli che frequentano il parco siano consapevoli che siamo entrati in un'era davvero complicata, dove tutti abbiamo la responsabilità